Si è svolta giovedì la celebrazione per il decimo anniversario di fondazione della sede rivana dell'associazione Arma Aeronautica. Alla presenza del vice sindaco di Arco Bresciani e dell'assessore rivano Zanoni ci sono stati discorsi e scambi di doni da parte dei componenti altogardesani e degli amici riservisti tedeschi, tra i quali permangono da diversi anni proficui rapporti di collaborazione. La pace tra i popoli e l'accoglienza sono i segni distintivi che caratterizzano questi incontri, come ribadito in tutti i discorsi della serata. Ne è seguito un simpatico momento conviviale al quale hanno partecipato circa 50 persone. Sentiamo le interviste raccolte. Nei tempi moderni ha sempre un significato di unione internazionale dei nostri popoli. Noi ci battiamo per essere europei e vivere nel nostro modello, nella cristianità. Noi siamo qui per proseguire questo intento nella pace, perché noi non siamo i guerrafondai che si crede, noi siamo ubbidienti al potere politico, siamo sempre stati fedeli al potere politico, anche nelle guerre. Noi comunque professiamo questo credo e diciamo viva l'Europa. Quindi mandate anche un segnale di pace. Certo, noi mandiamo il segnale di pace dove ci troviamo e aiutiamo i popoli nel mondo. Noi siamo in festa per festeggiare il decimo anniversario del gemellaggio con i riservisti della zona di Francoforte, i quali anche loro provengono dalle armi, dall'aeronautica e tedesca. Noi è 10 anni che siamo con loro e qui devo ricordare il grande presidente che avevamo prima di me, Maurilio Braus, che è stato mio compagno di scuola e che siamo cresciuti assieme e io porto avanti la bandiera. Per me il gemellaggio è una roba normale perché il 1960 il comune di Schotten faceva un gemellaggio con il comune di Arco. Era il primo pezzo per un'amicizia fra due popoli. Il, per mio parte, come ex soldato esercito tedesco, è importante che anche le associazioni, i gruppi hanno rapporti non come politici, ma rapporti in amicizia. E per questo per me era un bel motivo di fare un gemellaggio con il gruppo Arma Aeronautica. Ho conosciuto Maurilio Braus, un signore molto interessante, molto bello, e insieme abbiamo iniziato questo patto dell'amicizia. Durante questi 10 anni abbiamo avuto molti, molti incontri e abbiamo fatto molte amicizie. Anche se i nostri italiani non parlano la lingua di un altro, ma io dico lingua di cuore, non fa problemi per comunicazione.